Ecco, Bene, l'ammonia ha detto che bentornata. c'è. L'ammonia c'è. Rania? Buon appetito. Quanti? Eccola. Adesso c'è un enorme silenzio. Ci sono i nostri amici cavalli, però siamo da soli. Speriamo di tornare presto in vita anche i nostri ragazzini della scuola che magari correvano davanti ai box e dovevamo intimargli di camminare, di non far rumore, che i cavalli si spaventano. Manca tutto questo, c'è solo un enorme silenzio. Eravamo a un concorso ippico di Etrea, 6-8 marzo, che era ancora organizzato a porte chiuse, e già si vociferava che ci sarebbe stato questo lockdown. Qualche giorno prima ero ad Arezzo in concorso, era già un concorso a porte chiuse e lì mi sembra il sabato sera in albergo sono venuto a conoscenza della quarantena da parte della Lombardia, delle varie fughe e tutto il resto. Quindi mi aspettavo sicuramente una volta tornato a casa che anche nelle nostre zone si potesse verificare qualcosa di simile. Il giorno che hanno annunciato il lockdown ero a casa di amici a cena, non ho neanche finito di mangiare, sono andato a casa. Ovviamente la mia prima preoccupazione è stata quella della gestione dei cavalli. Ci siamo trovati dall'oggi al domani a gestire 45 cavalli, tra cui i miei pony della scuola e quelli di proprietà. Quindi ci siamo messi con la buona volontà, organizzando con delle lavagne. Ho chiamato tutti i proprietari e gli ho detto di non preoccuparsi, di stare a casa e che ai loro cavalli ci avremmo pensato noi. Abbiamo preso una sana lavagnetta e abbiamo cominciato a scrivere il nome dei cavalli e cosa avrebbero fatto durante la giornata. Dal lockdown la vita proprio è cambiata per tutti, no? Per noi e per me che viviamo il circolo ippico, l'associazione sportiva equestre, è cambiato perché non abbiamo più il contatto con i nostri ragazzi, con i nostri allievi, che sono, diciamo, una parte molto importante della nostra vita. La differenza è che al pomeriggio avevamo tutti i pomeriggi 4-5 ore di lezioni tra scuola di base, prime lezioni, gli agonisti. Purtroppo adesso le lezioni ovviamente non ci sono e quindi dedichiamo tutta la giornata alla movimentazione dei cavalli. Tutti quanti escono tutti i giorni, fanno un lavoro alla corda, fanno paddock, chi può andare nei paddock, purtroppo non abbiamo la giostra, quindi insomma ogni cavallo cerchiamo di movimentarlo come meglio crediamo. E ci siamo organizzati per movimentare i cavalli e
e movimentiamo tutti i cavalli dell'associazione, dei soci, girandoli alla corda, mettendoli in paddock, facendoli andare in giostra, facendoli fare delle passeggiate a mano, bucare l'erba in modo tale che stiano il meno possibile in scuderia e possano stare molto all'aria aperta, avendo fortuna che sono delle giornate di bel tempo. Ci siamo subito attrezzati in maniera tale da poter fare fronte a questa emergenza con il campo coperto, non più utilizzabile come campo coperto, ma l'abbiamo diviso in quattro parti per poterlo utilizzare come paddock. La giostra sta funzionando tutti i giorni per poter fare fronte al benessere e al movimento dei cavalli. Stanno tutti in paddock, entrano in box per la razione di mangime la mattina e la sera, e invece insomma trascorrono in paddock il resto della giornata. Li alterniamo, un giorno vanno al prato, un giorno alla corda, insomma un giorno magari scossi in maneggio. Il lavoro non è più quello di prima, stiamo molto attenti all'alimentazione, che non sia un'alimentazione troppo proteica. Un giorno girano alla corda, un giorno vanno in paddock, un giorno vanno in giostra, un giorno li facciamo saltare in libertà perché abbiamo anche un tondino fuori. Ci siamo detti quanti piedi hanno, perché è il fare, è lo svuotare i piedi e ingrassare i piedi prima di metterli via. All'inizio è stato drammatico, adesso poi è diventata una routine, quindi non ci facciamo neanche più caso. Vanno a turno al prato in giostra e poi vengono mossi, ma secondo me escono anche qualcuno più di una volta al giorno. Mi metto in moto per poter cercare di muovere i cavalli per quello che posso alla corda, perché il loro benessere, insomma, principale non è soltanto quello psichico, cioè di farli vivere quanto più in relax possibile dentro il loro paddock tutto il giorno, e se bella la serata anche la notte li lascerei volentieri, ma anche a muoverli un po' alla corda, perché insomma i veri atleti sono loro e hanno bisogno della nostra mano per potersi muovere e tenersi in forma. Abbiamo la fortuna che tanta gente che ha dei terreni qui intorno ci dà la possibilità di portare i cavalli al pascolo, e questa è stata una grande, diciamo, una grande possibilità in questa situazione d'emergenza, perché per fortuna un po' si può ammortizzare ed è un momento difficile questo qua sicuramente. Allora, intanto bisogna svegliarsi molto presto la mattina. Considera che alle 5 almeno, cioè già alle 5 bisogna essere svegli. Noi in scuderia già alle 6 iniziamo a da mangiare i cavalli. Ci siamo dovuti, diciamo, rimboccare le maniche, perché il cavallo non è una bicicletta che viene, diciamo, parcheggiato, ma è un animale che ha bisogno di cure costanti. Comunque la base di tutto è di cercare di mantenerli allegri, felici, allenati, non allenati nel senso che devono saltare, essere ginnasticati, ma comunque il loro morale deve rimanere alto. Ho iniziato a recuperare i cavalli quando andai in Africa a vivere. Qui nelle Dolomiti, a Campitello di Fassa, ho ricreato, diciamo, uno spazio quanto più naturale possibile, dove i cavalli possono recuperare sia mentalmente che fisicamente tutte le loro problematiche. Siamo riusciti piano piano, caso per caso, a fare dei percorsi veramente importanti per loro, ecco. Con i cavalli recuperati, iniziare a intraprendere questo discorso di passeggiate e seguire tutto il percorso dell'equitazione di campagna della FISE per poter essere anche una garanzia per gli utenti.
sono di varie razze, anche perché con il recupero non è che guardiamo molto alla razza, anche non razza va bene. Le giornate sono come prima, solo un po' più lunghe, un po' più intense, ma sono basate tutte solo sui miei ritmi, quelli dei cavalli, e tutto sommato non è così male. Quindi i miei cavalli, che erano sempre stati abituati ad andare in paddock, hanno continuato su quel lato lì la loro vita identica prima. La cosa che gli è cambiato sicuramente è il fatto che non hanno più avuto il lavoro costante giornaliero. Noi giriamo i cavalli alla corda, li liberiamo un po' in campo, li lasciamo liberi di muoversi in maniera naturale. Da un punto di vista proprio dell'energia che uno mette nel lavoro, forse ne mettiamo pure di più. Passo la giornata in scuderia, muovo tutti i cavalli alla corda, chi al prato, chi a mano, quello che è necessario. In totale solitudine, perché ho preso la decisione di lasciare mia moglie e i bimbi, che non vedo ormai da 40 giorni. Però sicuramente con tre bimbi piccoli il lavoro è più duro rispetto a se fossimo solo noi, però insomma riusciamo a esserci uno per l'altro. Sicuramente in questo momento io starei in campo a gridare, no scherzo, starei facendo lezione. E seguire la scuola in campo, mentre mio padre e mia sorella, cioè anche una sorella che in questo momento è a casa, però di solito anche lei ci aiuta molto col maneggio, si starebbero occupando delle escursioni a cavallo, delle passeggiate a cavallo. Quello che accomuna secondo me tutti noi istruttori da nord a sud in tutta Italia in questo momento è la voglia di ripartire, la voglia di riprendersi il nostro sport. Il nostro lavoro è avere i ragazzi, averne tanti, fare le gare, insomma, quindi penso che accomuni tutti la voglia di ripartire, di unire le forze e cercare di farci ascoltare e di aprire il prima possibile. La natura è bellissima, perché qua è tutto verde, è tutto come prima, però viene una sorta di malinconia e di tristezza, perché mentre prima nei campi abbiamo due maneggi coperti, tre campi da lavoro, due campi in erba, era pieno di vita, di ragazzini, di noi istruttori, di amatori, di semiprofessionisti, per cui non siamo neanche abituati, almeno io non sono abituata a vivere questo posto deserto. Questa cosa mette una certa angoscia. Uscendo dal maneggio, quello che vedo anche lì sono scene di deserto, se non quando si va al supermercato di grosse file, di gente in silenzio con le mascherine. Non lo so, sembra di entrare in un film dove speriamo che finisca presto e che si possa tornare alla normalità. Manca tanto, veramente tanto, la presenza dei miei allievi, perché qui, pur essendo una realtà molto piccola, siamo una grande famiglia. Volevano venire comunque a montare i cavalli, telefonavano in tutti i momenti, però gli avevano detto che non si poteva, e all'inizio hanno insistito un po' e poi dopo si sono rassegnati. Gli mandiamo i video dei cavalli che muovono tutti i giorni e i cavalli qua nel paddock, gli mandiamo tutti i video e loro sono contenti, e vedono che i cavalli stanno bene. C'è mia moglie che si diverte
nel momento in cui sto magari girando qualche cavallo alla corda piuttosto che passeggiarlo a mano in tutta la struttura, che ovviamente riprende ogni momento per poter mandare in via quasi subito ai ragazzi per far capire che i loro cavalli comunque stanno bene, vivono bene, si stanno comunque allenando per quello che possiamo, ma fondamentalmente per tenerli vicini a questa brutta distanza che ormai ci ha imposto questa restrizione ministeriale e questo dannatissimo Covid. Ci siamo inventati che il sabato alle 12 e la domenica alle 15 facciamo una diretta Instagram dove ci sono tutti i nostri proprietari e non solo, anche i ragazzi magari di altri maneggi e i ragazzi che mi seguono, ci seguono sui social. E facciamo una diretta il sabato alle 12 dove giriamo un cavallo alla corda e cerchiamo in collaborazione con un nostro amico istruttore che è Vittorio Cavalieri, cerchiamo di spiegare, di fare come una lezione di, da terra, no? Come lavorare il cavallo da terra. E la domenica facciamo il salto in libertà, sabato la lezione più teorica e domenica lo show. La stessa grinta e la stessa tenacia, lo stesso coraggio per mantenere chiusa la nostra libertà, come stiamo facendo in questo periodo, stando chiusi in casa, bisogna tenerla, ed è la stessa forza che bisogna avere quando c'è il suono della campana durante la gara. Lo sport in generale ha una funzione sociale e di crescita personale, secondo me, importantissima. Lo sport equestre, quindi il nostro sport, magari sarò di parte, però ancora di più. Quale può essere il messaggio da mandare? Noi abbiamo sempre un altro obiettivo da raggiungere, sempre un ostacolo più impegnativo da superare, non ci dobbiamo accontentare mai, ma dobbiamo essere felici di quel che abbiamo. Credo questo, che per quanto mi riguarda quello che è accaduto è un evento che cambierà tutto il mondo. Parlando nel mio caso mi ha fatto capire quanto è importante la vita, quanto è importante la salute e quanto non sono importanti le cose superflue. Quello che prima si dava per scontato, ora penso che non lo daremo più per scontato. Faccio pochi post personali e uno degli ultimi che ho fatto è stato proprio del fatto del buco dell'ozono che si sta chiudendo, degli animali che stanno in giro nelle piazze. Si spera che di questo resti una sensibilizzazione agli animali, sia nel non maltrattarli, sia nel volergli veramente bene, perché facciamo parte anche noi di questo ecosistema e purtroppo siamo i più aggressivi. Durante questa quarantena i cavalli sono tornati a essere cavalli e non solo atleti. Sì, i cavalli stanno reagendo tutti bene, hanno preso un po' come fosse una vacanza, infatti stando molte ore al paddock, all'aria aperta, i cavalli non sono stressati, anzi sono molto tranquilli. Tranquillissimi, devo dire che i primi giorni magari erano un po' per aria, adesso no, adesso si sono adattati a questa quarantena probabilmente molto meglio di noi umani. Io li vedo tutti molto tranquilli, non fa sicuramente male questo fermo, se purtroppo non fosse dovuto ad un problema mondiale. Per questo secondo me le scelte della FEI e della FISE sono state giuste e non è importante magari saltare un semestre per poi però avere una situazione di sicurezza in futuro. Sicuramente il cavallo potrà essere un ottimo compagno per riprendersi un po' di fiducia e riprendere un po' il contatto con la natura. Per la scuola di base ho allievi che hanno dai 3 ai 18 anni, ma quelli tra i 3 e i 5 anni, e sono tanti, che magari facevano un pony in due, erano in campo 6 bambini e 3 pony, per loro sarà molto dura spiegare, capire questo nuovo
modo di far lezione, perché con loro c'è tanto contatto fisico. Non sarà semplice, ma ce la faremo con quelle cose assolutamente. Cioè, secondo me questa cosa qua passa come tutte le altre cose, bisogna solo tenere dura e basta. Ma quello che fanno tutti, penso. Purtroppo è un momento di grande crisi e per questo voglio ringraziare anche tutti i miei colleghi dell'aeronautica, le forze armate che si stanno adoperando tutto il loro tempo per aiutare i dottori, i medici in questo momento di grande difficoltà. Ringraziamo tutti i medici, tutti gli operatori sanitari e tutti quelli che sono in mezzo a questa situazione veramente drammatica e che ci aiutano a superare questo periodo e riprenderci la nostra normalità. Avendo tanto da fare, poi avendo anche il lavoro con i cavalli che ti tiene all'aria aperta, che ti tiene impegnato, diciamo che durante la giornata il tempo di pensare ce n'è poco. Alla sera, quando si rientra in casa e si accende la televisione, ci si apre un mondo veramente di paura, di tante emozioni. Sicuramente il pensiero andava per le persone che erano in cura, che erano in ospedale, che erano intubate. Di questo sicuramente un ringraziamento enorme va ai nostri medici e anche qui ho dei soci che sono medici, tra l'altro una mi piace anche nominarla perché è Cristina Colombo, che fa proprio l'anestesista, e per cui lei comunque ci teneva anche aggiornati proprio in prima linea, vivendo lei questa situazione. Cristina ha curato proprio tutto il giorno e notte, assisteva i suoi pazienti, si è ammalata e di questo eravamo tutti molto preoccupati. Comunque è riuscita a guarire ed è tornata di nuovo in prima linea. Questi sono i nostri medici, questi sono i nostri infermieri, questi sono, diciamo, le persone, i veri eroi di questa situazione. Noi semplicemente cerchiamo di andare avanti nella nostra vita, però un plauso va sicuramente a loro.